Sempre qualcuno che trama nelle ombre. C'è tanta gente che è, diciamo, organizzata in modo e scrivono in modo che cerca di manipolare gli eventi, manipolare gli avvenimenti, la storia, le pulsioni politiche, e lo fa in tanti modi. Come abbiamo detto, il secolo dei lumi è stato anche il secolo in cui la stampa ha avuto la massima diffusione. Non ci scordiamo mai, per esempio, l'episodio di Giacomo Casanova, che per esempio, così per mettermi, diciamo, un po' indigno, no? Nella manipolazione del pensiero, no? Che passava a essere un grande tombeur de femme, che a un certo punto, siccome a Parigi c'era una marea di giornali, c'erano anche tanti lettori e quant'altro, e lui, essendo ambasciatore di Venezia a Parigi, fu intervistato dal giornalista del momento e gli chiese: ma insomma, signor Giacomo, come mai lei ha questa nomea, che è il grande conquistatore, come fa? Dice: ma guarda, è semplicissimo, io ci provo con tutte. E qualcuna vada, normale. Allora questo per dire però che esisteva una manipolazione già allora da parte dei giornali, che facevano, c'avevano un profondo seguito nella, diciamo, comunità culturale francese, e che quindi avevano questa capacità manipolatoria dell'informazione e quindi anche delle opinioni. E da lì, dalle opinioni, scateni per esempio il nemico pubblico numero uno, il delinquente della situazione, no? Hanno sputtanato in tutti i modi Berlusconi negli ultimi 2 o 3 anni, no? Ma è vero che era un troione, è vero che era tutto quello che dicevano, ma forse più nemmeno con gli altri, perché voi non sapete che cosa fanno gli altri, ma lo possiamo dire, se volete ve ne racconto un po' degli episodi, ma non è il caso vi consiglio di no. Però voglio dire, quindi c'è questa cosa che è una campagna diffamatoria messa in atto su tutti i livelli, abbiamo visto il livello giudiziario, il livello informativo, mediatico e quant'altro, e poi soprattutto la demonizzazione dell'avversario sotto l'aspetto politico, e poi anche quello finanziario ha resistito a tutti e tre gli altri attacchi, ma quello finanziario non ha resistito. Come ho detto in un'altra occasione, in 3 giorni ha perso 350 milioni di euro di capitalizzazione delle sue aziende a luglio, a seguito anche dell'operazione messa in atto da Monti, no? Che per questo è stato nominato senatore, e che quindi c'è questa strategia messa in atto dai poteri occulti. Questi poteri occulti, come abbiamo detto, nel secolo dei lumi e tuttora sono controllati dagli illuminati, che a loro volta sono l'emanazione o sono le stesse identiche persone che finanziano gli stati. Mentre una volta finanziavano il re, e poi gli era andata male un po' la ideazione, perché poi c'era stato il fascismo che aveva previsto e il nazismo, e per eliminarli hanno fatto una guerra mondiale. È vero che è partito Hitler e Mussolini nel 35, 36, 38 eccetera, è tutto vero, ma ci sono delle motivazioni anche lì che non è il caso di esaminare adesso, ma che comunque danno spiegazione del perché sono nate, non ha importanza che la scatenate. E quindi da lì hanno rimesso un po' in linea la cosa, il carro che gli era sbandato. Perché? Perché a seguito di questa cosa, fra la prima e la seconda guerra mondiale, erano stati messi in piedi i cosiddetti stati sociali, e gli stati sociali avevano portato un grande benessere e soprattutto avevano portato le banche nazionali ad essere autonome, a seguito poi anche del crollo di questi eccetera, e quindi le banche nazionali autonome non c'erano più bisogno di prestiti, e viceversa questi signori qui vivono e campano e vogliono prendere il potere e vogliono prendere la ricchezza, l'ossessione del possesso eccetera. Perché? Perché così controllano le masse, controllano gli stati, cosa che hanno fatto in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, in Italia e in Grecia, tanto per dare
Allora, la signora Merkel è l'emanazione anche lei di queste persone, però in Germania la cosa è un po' più complicata, infatti ci stanno mettendo un po' più di tempo, perché la banca centrale tedesca è controllata dalle banche regionali, di Land, per cui c'è un problema di distribuzione dei poteri, insomma non entriamo troppo nel dettaglio. Invece nella Banca d'Italia nel 92 la cosa è stata fatta facilmente, perché? Perché c'era quell'infamone di Ciampi che ha contribuito, D'Alema, Andreotti, Ciampi e Amato, il quadruvirato infame assoluto, che praticamente ci ha regalato, per motivi loro che non so che dire, ognuno aveva le sue buone ragioni dal suo punto di vista ovviamente, e ha svenduto praticamente l'economia italiana, anche Prodi, non è che Prodi è meglio, e di tutti questi cialtroni Berlusconi è un infamone, ma è il migliore, perché quantomeno ci aveva un briciolo di valenza nazionalistica, cioè di interesse alla difesa dei valori nazionali, tant'è che gli accordi con Putin avevano quelle intenzionalità là. Vabbè, insomma, in conclusione, questo periodo storico che è partito appunto dal secolo dei lumi, dai primi pensatori, anche da Voltaire, Voltaire era un illuminato, pure se, diciamo, a parte, lui era un deista, diciamo, con condizioni, quindi non era, diciamo, di quella razza là proprio, ma insomma ci si avvicinava molto. E quindi, ecco, tutto questo ormai sta accadendo. Sta accadendo perché? Perché è vero che hanno vinto le guerre, è vero che hanno rimesso il carro, diciamo, in rotta, e che quindi stanno conquistando gradualmente tutte le banche nazionali di tutti gli stati occidentali più industrializzati, ma nel frattempo gli si è rotto il carro. Il problema è loro, è quello. Perché? Perché si sono sovraccaricati di talmente tanti oneri, questi controllori dell'economia e del denaro, che non riescono più a gestirli. E come diceva appunto l'amico prima, il problema è che oggi girano in giro per il mondo un quadrilione di dollari vuoti, che è un alito, così, un'essenza, così, un qualcosa di aleatorio, no? Ecco, di assolutamente inconcepibile, cioè è circa 70 volte il prodotto interno lordo mondiale, cioè significa che per produrre e pagare quei debiti lì qualcuno dovrà lavorare 70 anni, tutti quanti noi, la popolazione mondiale, 8 miliardi di persone, 70 anni per poter far rientrare quel debito, okay? Il che è una cosa assurda, folle, semplicemente folle, falsa oltre che folle. Oppure si svegliano la mattina e dicono che dollaro non vale. Ma infatti è così. Allora, nell'antichità, questo esisteva l'anno sabbatico, anche non solo in Grecia, in Palestina, dove diciamo è più conosciuto, ma in tutta l'area del Mediterraneo, esisteva l'anno sabbatico, e in genere era ogni 7 anni, cioè con i 7 giorni, no, il 6° giorno, il 7° giorno, mi ricordo, lo stesso valeva, cioè c'era la remissione dei peccati, la remissione dei debiti. Cioè tutti quanti o venivi pagato entro quel determinato tempo, oppure quello che era, io ero il debitore di lui era il debitrice di me, io ero il debitore di lei, e così via, per cui alla fine veniva tutto rimesso e ricominciavano i giochi. Questa è una cosa banale, dovrebbe essere anche logica, anche perché soprattutto fino in epoca ebraico-cristiana gli interessi erano di tanti, per tutte le religioni, quindi già di per sé era poco utile prestare i soldi a un amico, a un conoscente, non per speculazione, e quindi non c'era nessun vantaggio a prestare i soldi, no? Magari il vantaggio che poi, che ne so, ti compravi lo schiavo, nel senso che quello non ti pagava più, diventava schiavo tuo, ma magari diventava il tuo migliore amico, oltre che schiavo. Ha detto che lo schiavo era un disgraziato, c'erano schiavi anche molto illustri, quindi anche molto ricchi, Niente, allora finisco. Quindi il periodo storico, il ciclo storico degli Illuminati è finito. Ho finito. Poi vi spiego un'altra volta.